Il progetto Life Man for CBD è stato realizzato in Italia e Slovenia su un totale di 10 siti. 3 dei siti erano in Slovenia, in boschi misti di abete rosso, abete bianco e faggio, tendenzialmente di setanifoglie, dove il problema è quello della rinnovazione irregolare e anche del fatto che la rinnovazione tendeva a essere magari su singole specie piuttosto che mista. Quindi si è cercato di investigare quale tipologia di intervento potesse favorire una rinnovazione più regolare e anche mantenere la disetaneità e la mescolanza del bosco. Il progetto in Slovenia è stato realizzato su 3 siti, Kočevski Rod, Trnovo e Snežnik, tutti boschi mischi di abete bianco, abete rosso e faggio, e ogni sito il progetto ha lavorato su circa 70-80 ettari, dove esisteva una gestione diretta come in Slovenia in concessione. In ciascuno dei 3 siti il progetto ha realizzato 9 aree di intervento, suddividendole dove era presente maggiormente l'abete bianco, l'abete rosso e il faggio, 3 aree per ognuna di queste tipologie. Andando a puntare a una migliore rinnovazione, gli interventi realizzati sono stati interventi a buche di dimensioni abbastanza considerevoli, circa un ettaro, un pochino meno di un ettaro, dove veniva rimossa l'intera biomassa in un caso, la metà della biomassa, quindi il 50% in un secondo caso, e un'area veniva lasciata a densità attuale senza intervento. Gli interventi realizzati in Slovenia dal progetto non hanno riscontrato particolari criticità, fra l'altro essendo anche facilmente meccanizzabili, che è anche la modalità con cui vengono gestite le foreste in Slovenia. Un aspetto da tenere in considerazione è che la gestione selvicoltura è abbastanza codificata in Slovenia ed è data in concessione, quindi si chiede ai concessionari di rispettare abbastanza le codifiche, e quindi tutte le novità hanno necessità di essere poi approvate e accettate per poter essere applicate anche a scala diversa da quella sperimentale o da quella di progetto. L'intervento, per le sue caratteristiche, ha una certa replicabilità in boschi simili a quelli dove si è intervenuto, che sono abbastanza diffusi nella realtà slovena e in altre zone balcaniche, quindi boschi misti disetanei. Ovviamente la replicabilità è anche legata a quelle che sono le codifiche e le legislazioni vigenti nei paesi. Nella nostra situazione italiana buche di un ettaro sarebbero probabilmente non autorizzabili se non su progetti in deroga, però nella realtà slovena e balcanica è un tipo di intervento che può essere replicato. Fra l'altro erano interventi comunque in una matrice di 70-80 ettari, dove si è generata una diversità strutturale anche importante rispetto alla variabilità spaziale. Tutti gli interventi applicati sono stati comunque illustrati nel manuale delle buone pratiche del progetto, che è disponibile anche in sloveno ovviamente, in inglese e in italiano, ed è scaricabile dal sito del progetto ed è tutto descritto anche come buona pratica.